Buongiorno, oggi vi mostro una bellissima For Puma di un nostro caro amico. Eccola qua, la sua bellissima For Puma, con questa gommatura e questi cerchi molto belli. La gommatura è in 25 40 19 dovrebbe essere, sì, 25 40 19, cerchio bellissimo, il colore della macchina anche molto bello, direi abbastanza cattivo. Lui poi ha aggiunto qualche modifica come la scritta For Performance, fanali interamente a LED. No, bella, bella, molto bella. Lo scarico anche è stato modificato e suona veramente veramente bene. La scritta ST, cerco di coprirvi la targa perché non si può farla vedere purtroppo, però cerco di farvela vedere al meglio possibile. Vi faccio vedere anche com'è l'interno, perché secondo me è molto bello. Questa asse di Recaro. Adesso qua abbiamo messo il nostro bel preservativo, ma lo togliamo un attimo. Eccolo qui. Sedili Recaro con scritta ST a vista. Insomma, se si vuole una piccola sportiva, tra l'altro guardate che bello il quadro che si accende con... c'è un po' di luce che non è bellissima, ma si vede abbastanza bene. Il simbolo della Puma. L'infotainment, che anche quello quando apri la portiera si illumina e mostra la scritta ST Performance. Adesso non si vede perché la portiera ormai l'ha aperta da un po'. È tutta in nero la macchina, anche la capote. È molto elegante, sia elegante che sportivo. Abbiamo poi sul volante, sempre per ricordare la sportività, il tasto sport e la possibilità di scegliere i vari modi di utilizzo, quindi se pista, sport oppure comfort, quindi normale. Lo faccio vedere in apertura, purtroppo ci sono tanti riflessi, adesso cerco di toglierli con le luci, ok, ve le tolgo. Faccio vedere in apertura sempre il quadro strumenti che si illumina. Ok. E niente ragazzi, era solo per farvela vedere. Bellina. Insomma, se volete una sportiva piccola con una bella linea, secondo me è una delle più indovinate. Ma è vero, mi stavo dimenticando una cosa importantissima di questa Puma. Il nostro bel EcoBoost 3 cilindri. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il nostro bel Ford EcoBoost con questo bellissimo coperchio Ford Performance e la scritta in rosso di 1,5 litri. Come potenza questo motore sviluppa oltre 200 cavalli e 320 Nm di coppia. Una curiosità su questi motori è che durante la sua realizzazione sono stati, parlo di tutti i motori della famiglia EcoBoost ovviamente, sono stati depositati oltre 100 brevetti. Va bene, vi faccio vedere un po' la vista d'insieme e alla prossima ragazzi.